Grazie. Senti Alan. Cari fratelli e sorelle, grazie per il vostro affetto. Oggi, seconda domenica di Quaresima, abbiamo un Vangelo particolarmente bello, quello della trasfigurazione del Signore. L'Evangelista Luca pone in particolare risalto il fatto che Gesù si trasfigurò mentre pregava. La sua inesperienza profonda di rapporto con il Padre, durante una sorta di ritiro spirituale che Gesù vive su un alto monte, in compagnia di Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre discepoli sempre presenti nei momenti della manifestazione divina del Maestro. Il Signore, che poco prima aveva preannunciato la sua morte e risurrezione, offre ai discepoli un anticipo della sua gloria. E anche nella trasfigurazione, come nel battesimo, risuona la voce del Padre Celeste. Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. La presenza poi di Mosè e di Elia, che rappresentano la legge e i profeti dell'antica alleanza, è quanto mai significativa. Tutta la storia dell'alleanza è orientata a lui, il Cristo, che compie un nuovo esodo, non verso la terra promessa, come il tempo di Mosè, ma verso il cielo. L'intervento di Pietro Maestro è bello per noi essere qui, rappresenta il tentativo impossibile di fermare tale esperienza mistica. Come da Sant'Agostino, Pietro sul monte aveva Cristo come cibo dell'anima, perché avrebbe dovuto scendere per tornare alle fatiche, ai dolori, mentre la sua era piena di sentimenti di santo amore verso Dio, e che gli speravano perciò una santa condotta. Meditando questo brano del Vangelo, possiamo trarne un insegnamento molto importante. Innanzitutto, il primato della preghiera, senza la quale tutto l'impegno dell'apostolato e della carità si riduce ad attivismo. Nella Quaresima impariamo a dare il giusto tempo alla preghiera personale e comunitaria, che dà respiro alla nostra vita spirituale. Inoltre, la preghiera non è un isolarsi dal mondo e dalle sue contraddizioni, come sul tavolo avrebbe voluto fare Pietro, ma la orazione riconduce al cammino, all'azione. L'esistenza cristiana, ho scritto nel messaggio per questa Quaresima, consiste in un continuo salire il monte dell'incontro con Dio per poi ridiscendere portando l'amore e la forza che ne derivano in modo da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio. Cari fratelli e sorelle, questa parola di Dio la sento in modo particolare rivolta a me in questo momento della mia vita. Il Signore mi chiama, grazie. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Anzi, se Dio mi chiede questo, è proprio perché io possa... continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. In
invochiamo l'intercessione della Vergine Maria. Lei ci aiuti tutti a seguire sempre il Signore Gesù nella preghiera e nella carità operosa. Ringraziamo il Signore per il Monte Sole che ci dona. Je vous salue affectueusement. Sono presenti molti diocesi, rappresentanti di parrocchie, associazioni, movimenti, vedo istituzioni, con pure tanti giovani, anziani e famiglie. Vi ringrazio per la fede e per la condivisione, specialmente nella preghiera di questo momento particolare per la mia persona e per la Chiesa. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana, grazie, in preghiera siamo sempre vicini.